Buongiorno, buongiorno, bentornati a Galeno. Oggi parliamo di artrosi dell'anca e lo facciamo col professor Francesco Bove. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Partiamo dalla base. Che cos'è l'artrosi? Una vera e propria malattia, giusto, È una professore? patologia degenerativa che colpisce quindi le persone anziane. Si calcola nel nostro paese sono 5 milioni Tantissime. le persone colpite da questa patologia. L'artrosi non è altro che il consumo precoce della cartilagine, per cui le articolazioni si consumano, si deformano, non si muovono più come una volta, ma soprattutto provocano dolore. Ecco, quali sono le articolazioni più colpite? Le articolazioni più colpite sono quelle del ginocchio e dell'anca. Ecco, l'anca è appunto l'argomento odierno, è un'articolazione molto importante perché è quella che provvede al nostro bilanciamento e alla nostra deambulazione, quindi le problematiche di limitazione articolare sono maggiori, ma soprattutto il dolore che impedisce quindi di camminare e di compiere le azioni quotidiane. Quotidiane. Quella che abbiamo visto qualche istante Questa fa era è una. un'articolazione Sì. normale e vediamo appunto la testa del Di femore qua? che è Sì. paragonabile a una sfera che è accolta in una cavità acetabolare e quindi con uno spazio, un'interlinea che sta a indicare che la cartilagine, che è quella sostanza che fa da ammortizzatore, da armonizzatore, funziona bene. Ecco, ci sono dei fattori predisponenti, professore, per l'artrosi? L'artrosi è un processo, possiamo definirlo naturale, e si definisce primaria quando non ci sono altre cause. Ovviamente ci sono dei fattori predisponenti, dei fattori secondari che determinano quindi l'artrosi. Tra le prime cause abbiamo le patologie infiammatorie, l'artrite, oppure i traumi, i microtraumi che nel tempo, per un effetto di sommazione, possono danneggiare l'articolazione e provocare l'artrosi, oppure un trauma importante, una frattura articolare può determinare secondariamente Ecco, un'artrosi. Ecco, parliamo in campo sportivo, può succedere agli sportivi con quei famosi microtraumi consecutivi, no? certo. Protratti nel tempo, che lei E questo è un diceva. fenomeno che si rende evidente appunto laddove c'è una maggiore espressione sportiva e quindi in questo periodo, in questi tempi dove tutti fanno sport, stiamo cominciando a vedere artrosi in un tempo più precoce rispetto all'artrosi primaria che si manifesta nel soggetto anziano. Si Quindi anche i giovani possono iniziare a soffrire di può parlare di artrosi. Si preartrosi, può professore? parlare di preartrosi, certo, sono questi primi sintomi. Per quanto riguarda l'anca abbiamo un carattere particolare che è il conflitto femoro-acetabolare, cioè i movimenti estremi che quindi vengono compiuti con una geometria non più controllabile determinano delle sollecitazioni estreme Certo. che col tempo, per un effetto di sommazione, possono portare a un consumo precoce e quindi a Ecco, un'artrosi. c'è una sorta di prevenzione verso l'artrosi o no, professore? La prevenzione per l'artrosi è assicurare all'articolazione una buona tenuta muscolare perché i muscoli difendono le articolazioni, quindi chi fa sport deve essere preparato, deve essere idoneo e deve avere una predisposizione per quello sport. Cioè non tutti possono fare uno sport solo per piacere, ma bisogna anche avere una predisposizione per fare uno sport. Allora, chi è predisposto indubbiamente Certo. non soffrirà di artrosi. Chi non è predisposto, chi non ha una idoneità a questo genere di attività sportiva, può andare incontro a maggiori sollecitazioni e quindi a uno sviluppo dell'artrosi. Arriviamo alla diagnosi. Dunque, il paziente comincia ad avere dei dolori soprattutto inguinali e che si irradiano nel muscolo quadricipite, quindi nella coscia anteriormente, e poi cominciano le limitazioni, l'incapacità di infilare le scarpe, di infilare le calze, addirittura di accavallare le gambe. Questi sintomi, per quello Questi che sono i riguarda i primi sintomi. sintomi, quindi quando abbiamo questi primi sintomi, la cosa principale è fare una radiografia, perché una radiografia può essere sufficiente per porre diagnosi di artrosi e individuare quale stadio. Nei soggetti più giovani, quando siamo alle prime avvisaglie, forse una radiografia è negativa, allora è necessaria una risonanza magnetica. Ecco, brevemente, prima delle nostre news, la terapia. La prima terapia, diciamo, è individuare le cause se si tratta di una persona giovane e se si tratta di una persona anziana, ridurre l'attività e impostare una terapia antinfiammatoria che
e ovviamente una fisioterapia per cercare di ricreare l'armonia in un'articolazione che ormai comincia a essere danneggiata. Ecco, un tempo si cercava di posticipare l'intervento, no? Oggi invece con queste tecniche che poi dopo le news... Oggi la tendenza era quella di posticipare perché non c'erano sistemi affidabili per lungo tempo. Oggi le cose sono un po' cambiate e quindi si può ricorrere a una soluzione chirurgica anche in maniera precoce. Certo. Momento delle news e poi parliamo proprio di questo. Grazie. Dopo una certa età, avere una buona massa muscolare allunga la vita ed è più importante del mantenersi magri. I ricercatori hanno rianalizzato i dati di uno studio concentrandosi su un gruppo di circa 4.000 persone, verificando il loro stato di salute nel 2004. Tutti i soggetti erano stati sottoposti alla misurazione della massa muscolare all'epoca del primo studio. Dai dati è emerso che le persone con più muscoli avevano un rischio di morte significativamente più basso, circa il 20% rispetto a quelle nel quarto inferiore. In altre parole, maggiore la massa muscolare, minore è il rischio di morte. Seconda notizia, chi fa attività fisica trascura la salute della pelle, messa a rischio da infezioni e patologie da sport di squadra. Gli atleti hanno infatti un rischio molto elevato di incorrere in ferite, lividi, vesciche e infezioni. Questo secondo l'American Academy of Dermatology, che ha stilato 10 nuove raccomandazioni per chi pratica attività fisica, agonistica e per gli allenatori. Ultima notizia invece, una volta superato il nervosismo iniziale, smettere di fumare provoca effetti benefici sull'umore paragonabili a quelli di un farmaco antidepressivo. Lo afferma uno studio dell'Università di Oxford, secondo cui questo vale anche per chi ha dei problemi psicologici. La ricerca, una revisione di 26 studi precedenti sul tema, condotti sia sulla popolazione generale che su pazienti di reparti psichiatrici, in cui in media i partecipanti fumavano 20 sigarette al giorno. Professor Bove, arriviamo al dunque. Quando è il momento giusto per operarsi e arriviamo proprio all'artroprotesi? Quando la qualità della vita è scadente, significa che una persona, nonostante le cure antinfiammatorie e anche le infiltrazioni intraarticolari di acido ialuronico, di cortisone, non sono più sufficienti a mantenere un livello di qualità di vita accettabile, e allora bisogna ricorrere all'intervento. Che significa qualità di vita inaccettabile? Quando il paziente non riesce più a sedersi comodamente, entra in macchina con fatica, non riesce a camminare per un periodo superiore, per una lunghezza superiore ai 100 metri. Quindi tutto questo crea un disagio particolare per il paziente. Quindi bisogna ricorrere all'intervento perché tutte le altre terapie sono fallite. Qual è l'intervento? L'artroprotesi? L'intervento è la protesi dell'anca. La protesi dell'anca, diciamo, che è stato l'intervento innovativo dello scorso secolo in ortopedia, cioè è stata la grande scoperta. Noi abbiamo, ecco, vediamo un'immagine, una protesi impiantata nell'anca. Le protesi sono metalliche e sono state introdotte da un inglese, Charley, nei primi degli anni 60. E queste protesi sono metalliche e possono essere fissate con il cemento o senza cemento. Questa è l'innovazione più importante, è quella senza il cemento. Qui vediamo diversi tipi di protesi. Qui vediamo, sì, vediamo una protesi, ecco se possiamo inquadrarla, vediamo una protesi metallica per la fissazione senza cemento. Questa addirittura è rivestita di idrossiapatite, che è un precursore naturale dell'osso, e quindi serve per fissare biologicamente la protesi all'osso. La protesi si fissa meccanicamente e successivamente l'osso la ingloba. Questo è uno dei componenti delle protesi. Poi l'altro componente ovviamente è la testina. La testina può essere metallica o in ceramica, come ecco abbiamo. In base a cosa, professore, scegliete il materiale? Diciamo la ceramica è meno usurante, quindi può durare di più, perché uno degli aspetti importanti delle protesi è la durata. Mi ha rubato l'ultima domanda che le volevo fare, se una protesi è per sempre, a questo punto gliela faccio subito. Le protesi noi diciamo che non sono per tutta la vita, quindi questo è importante. Ecco, se noi vediamo l'altro elemento
della protesi che sta nell'acetabolo, ecco, sì, che è il polietilene, è quella la camera, qui, questa plastica che sta dentro, questa plastica nei movimenti con la protesi si consuma nel tempo. E se i controlli sono assidui, il chirurgo si può accorgere quando si consuma la plastica, che può essere cambiata senza ricambiare la protesi. Quindi questo è un accorgimento molto importante, per cui la raccomandazione che noi facciamo ai pazienti è quella di controllarsi. In questa maniera possiamo dire che la protesi dura nel tempo. Normalmente comunque una protesi, al di là del cambio del polietilene che può essere ipotizzato quando si consuma in maniera molto semplice, le protesi hanno una durata abbastanza lunga, superiore ai 15 anni, quindi ci sono molti casi che si avvicinano ai 20 e ai 25 anni. Ecco, questo questi perché... tipi di protesi sono differenti da quello che può mettere, potete mettere a un giovane, o sono uguali? Allora, l'elemento, abbiamo detto, l'elemento debole della protesi è il polietilene. Questo polietilene è quello che si consuma. E nella, i polietileni quindi sono di diversa fabbricazione, quindi ci sono quelli molto più resistenti. Nei casi dei giovani si può utilizzare la ceramica, perché la ceramica ha un consumo ancora minore. Passiamo al post-operatorio, c'è bisogno di riabilitazione? Cioè... Sì, certo, la riabilitazione è molto importante, perché dopo l'intervento la protesi si deve stabilizzare, ma soprattutto la, i gruppi muscolari devono riprendere a funzionare, perché da tempo non funzionavano. E sono gruppi muscolari importanti, perché sono, oltre ad essere stabilizzatori dell'anca, intervengono nella deambulazione. I muscoli più importanti sono il piccolo e medio gluteo, che sono quelli che assicurano la stabilità nella deambulazione, quindi nel passaggio con un piede solo. Quindi sono quelli che evitano la zoppia. Certo. Se può in due secondi riassumere gli effetti benefici dell'artroprotesi, professore. L'artroprotesi ripristina artificialmente un'articolazione consumata, che quindi non ha più tutti i movimenti e che dà dolore. La protesi ridà tutti i movimenti che aveva originariamente il paziente, ma soprattutto elimina il dolore in maniera istantanea. Grazie professor Bove di essere stato nuovamente con noi, grazie a tutti voi. Adesso è il momento del nostro collegamento. In collegamento dall'Università La Sapienza di Roma il professor Adriano Redler, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, di recente nella Facoltà di Chirurgia avete introdotto una tecnica sicuramente innovativa, il simulatore di interventi in laparoscopia. Di che cosa si tratta esattamente, professore? Si tratta di uno strumento che permette di poter svolgere in, come una simulazione dei voli al cosmodromo o in astronautica, nei viaggi lunari, permette di conoscere e comportarsi come se fosse un vero intervento laparoscopico. Quindi con degli strumenti che si introducono nell'addome si permette di vedere quindi interventi come la colicistectomia, come la nefrectomia, come la chirurgia colica, e avere la stessa sensazione tattile e di profondità che si hanno in un intervento. E quindi lo studente, lo specializzando o il chirurgo ha le stesse sensazioni che si provano nell'atto di fare un intervento laparoscopico. Certo. Che tipo di informazioni vengono acquisite, oltre a, ecco, a far sì che sembri proprio un intervento vero e proprio? Ci sono altre informazioni, professore, che vengono acquisite grazie a questo simulatore? Molto, perché nel simulatore simula non solo la situazione anatomica normale, ma permette anche di verificare situazioni anatomiche complesse o rare, i tipi di sviluppo della varia patologia, e quindi permette di avere quasi un confronto realistico con le situazioni, e si conosce nell'andamento del tempo l'apprendimento e la capacità del giovane specializzando, del chirurgo o del chirurgo fatto, la sua
sua capacità di svolgere l'intervento, perché simula un vero e proprio intervento chirurgico. C'è la possibilità di riconoscere un organo cavo, un'arteria rispetto a un organo solido, il fegato, e la lesione dell'uno o dell'altro si manifesta nello stesso modo con cui si manifesta sull'uomo un'emorragia o una lesione epatica. Ecco, professore, le caratteristiche didattiche di questo simulatore comprendono anche delle mappe anatomiche, giusto? Certo, presentano sia delle mappe anatomiche, ma permettono anche di conoscere in maniera analitica e complessa il rapporto che esiste nell'individuo. Non siamo ancora riusciti, ma la bioingegneria è a quel punto molto sviluppata, che a breve avremmo la possibilità per ogni singolo paziente, per ogni singolo intervento, introducendo la sua situazione anatomica sviluppata con l'ecografia, la TAC, la risonanza e qualunque altro esame di immagini, di verificare per ogni individuo l'indirizzo chirurgico e l'atto chirurgico che deve essere introdotto. Quindi cercare di identificare al meglio per ogni individuo qual è la soluzione chirurgica, tecnologica migliore. Ecco, quindi un po' di informazioni, grazie a queste informazioni personalizzate, fare proprio un'operazione singola per quel paziente, giusto? Da esatto, quello che ci ha indirizzare la tecnica chirurgica, la scelta operatoria e la conduzione dell'atto chirurgico personalizzata al singolo individuo. Questa è la grande sfida che sicuramente adesso ci permette di preparare bene, col training molto ridotto, i nostri specializzanti, i nostri futuri chirurghi, ma anche per breve scegliere per ogni tipo di paziente qual è la condotta migliore, qual è la scelta chirurgica, qual è l'atto chirurgico fondamentale che deve essere prodotto. Professor Redler, grazie, grazie veramente di essere stato con noi a Galeno, grazie. Buongiorno. Grazie, arrivederci. E l'appuntamento con voi naturalmente è sempre da lunedì e venerdì alle ore 9 e ve lo ricordo anche in replica alle 24:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.